tutti. Allora, stavo un po' sistemando i miei trucchi e mi sono resa conto che ci sono delle cose che vorrei dare via e alcune cose che vorrei testare un po' meglio e poi decidere se darle via o no. Io non faccio video decluttering, anche perché io quando un prodotto non mi piace lo prendo e lo regalo, non è che lo tengo nei cassetti a prendere polvere o farlo andare a male. Però mi sono resa conto che alcune cose per le labbra devo un attimo testarle per decidere e quindi niente, vi faccio un po' vedere che cosa sono riuscita a tirare fuori. Allora, intanto un prodotto acquistato di recente, vi linko il video, è questa palette di Douglas che avrò pagato tipo 2 euro perché era super scontato. È una palette molto molto carina che non scrive per niente, proprio niente, quindi la butto perché non ha senso tenerla. Poi butto anche questi due fondotinta di Puro Bio, lo 01 e lo 02. Perché? Perché l'ho utilizzato tantissimo tra l'altro, ma il colore per me non va bene, non riesco a capire perché. Se è un sottotono sbagliato, se è perché si ossidano, se perché il numero 1 è troppo chiaro, il 2 troppo scuro, non riesco a capirlo, però per paura di sbagliare ogni volta non vado a metterli, quindi non ha senso tenerli e siccome ce l'ho da un po' li butto. Poi regalo invece a qualche mia amica una tinta labbra, perché io ho questa qui di Eli Splash che mi hanno regalato al Cosmo Proof ed è nera, che ovviamente come ben sapete non la utilizzerò praticamente mai se non per Halloween, e io ne ho un'altra nera di Born Pretty che non ha senso tenere, quindi questa la regalo a qualche mia amica visto che è sempre buona, la do via. Poi un colore troppo chiaro per le mie labbra, sempre di La Splash, è una tinta 801 Afriel, se leggo bene, comunque è questa. Per me è troppo chiara, io l'ho solamente swatchata una volta e questa sarà la seconda. Mai messo sulle labbra, però vedete che colore, io ho le labbra molto scure, quindi non ha senso, e quindi questa la do via. Se ci sono delle amiche che stanno guardando il video e la vogliono, insomma, fatemelo sapere, anche se state lontane ve lo devo spedire, perché tanto non ha senso, se no andrebbe a male. Poi, butto questo lucida labbra, perché è finito, quindi niente, lo butto via. Non so perché era sempre lì, pensavo di averlo già buttato via in realtà. Poi butto questo rossetto che mi hanno regalato al Cosmo Prof, non mi ricordo neanche di che marca, il numero 24, perché è un colore proprio da vecchie, è un colore perlato rosa veramente da vecchie, che non so perché l'ho tenuto, lo do via. Cioè lo do via, sicuramente lo butterò via, sentirò qualche mia amica, ma di sicuro nessuno la vorrà. Poi ho dei rossetti che devo testare, alcuni perché sono nuovi e altri perché li avrò messi forse una volta e devo un attimo capire se il colore mi sta bene oppure no. Allora, questo è nuovo di Maybelline, il 130 Shine, ha un colore stupendo, però è talmente tanto tanto cremoso che è difficile anche da applicare perché se ne va in giro. Prima di darlo via voglio un attimo testarlo perché ce l'ho da pochissimo e poi al limite regalarlo, quindi me lo metto da parte e lo provo in questi giorni per vedere un po' com'è. Poi rossetto di Not, il numero 03 Not, non so come si pronuncia, me l'hanno regalato al Cosmo Prof, chiarissimo, pensavo di averlo già dato via, non l'ho dato via, quindi cercherò qualcuno a cui darlo. Poi questo qua della Yves Rocher, che anche questo credo sia troppo 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 chiaro, eccolo qua, quindi anche questo lo darò via. Poi ho un rossetto sempre di Yves Rocher, che anche questo è chiarissimo, è simile a quello di Notte, e anche questo se ne va perché è troppo chiaro. Poi ho dei prodotti da testare per vedere un po' la colorazione. Allora, questo è il matitone Rosé Sorbet, non so, di Yves Rocher, devo vedere se mi sta bene questo colore. Poi devo vedere se mi sta bene questo colore, che è il numero 15 di questa linea qua di Maybelline, acquistato di recente. Il pack di questi prodotti fa schifo perché si rompe con niente. Comunque il colore è questo qua, che è molto carino, però è tanto acceso e non so se mi possa stare bene, quindi lo metto da parte e lo testo in questi giorni. Poi ho due lucida labbra, uno di Belle, no, tutte e due di Belle, anche questi sono da testare. Uno perché ha un colore secondo me troppo chiaro e quindi mi starà malissimo, questo, e l'altro perché ho paura che sia appiccicoso troppo, e quindi niente, lo provo e poi vedo, se non mi piace lo regalo subito.
Poi ho tre prodotti da provare, uno nuovo che non ho mai provato ed è questo qua di Maybelline, però il pack mi fa un po' paura, devo dire la verità, e quindi boh, dove lo metto? Lo metterò qui, devo un po' vedere se con questo pack riesco ad applicarlo, e se non riesco lo regalo. Poi, sempre col pack simile, è questo qua, no, no, invece questo no, è l'altro col pack simile. Questo qua di Essence, perché questo l'ho acquistato e poi non l'ho mai utilizzato, è questo. Vorrei utilizzarlo e poi al limite darlo via se vedo che non mi piace. E poi, come l'altro di Maybelline, è questo qua, cioè come simile, questo qua di Catrice. Preso su una rivista, qua si gira il prodotto, viene fuori, però cioè è difficile da applicare con questo coso tondo ciccionissimo e niente, lo proverò magari applicandolo con un pennello e poi se non mi piace lo regalo. Poi ho un prodotto che io avevo acquistato per le labbra, anche se è un kajal per gli occhi di Flormar, è quello blu. Però poi era troppo secco per le labbra, quindi in realtà io sulle labbra non l'ho mai utilizzato. Ora, io mi do tempo una settimana, se entro una settimana non lo utilizzo, lo regalo. E è questo qua. Quindi, alcuni, quelli da testare, me li metto proprio davanti e li testo in questa settimana, una o due settimane, li testo tutti e poi al limite me ne libero. Quelli invece che do via, li do via subito, in modo da togliermeli di torno. Ogni tanto queste cose vanno fatte e non bisogna aspettare che vadino a male in un cassetto, ma bisogna semplicemente darli via. Se non ci piacciono, si prova a regalarli. Se nessuno li vuole, allora a quel punto uno pensa se buttarli o no. Però io, cioè, tanto andrebbero a male in un cassetto. Quindi non ha senso, qualcuno che tanto li prende di sicuro si può trovare e niente, oppure delle colorazioni che ci stanno male, che ci hanno regalato e non ce ne vogliamo separare perché ha un valore affettivo, sono cavolate. Quindi questi sono colori, che i rossetti che voglio provare in questo periodo, se non mi vanno bene, ciao e me ne libero. Tra le amiche, appunto, se fatemi sapere se vi interessa qualcosa, che così ve li do via subito, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!